Meta, una redattrice di Corcom. Siamo qui stasera a discutere delle città di domani. Proviamo a disegnare un futuro più resiliente, più sostenibile, più innovativo. Per questo io ringrazio Utopian per avermi dato l'opportunità di iniziare questo dibattito che sarà sicuramente interessante con Flavia Marzano, che è docente alla Linkampus University, ex assessore alla Roma Semplice, ma soprattutto una delle più grandi esperte che abbiamo in Italia, e questo lo dico, diciamo, anche con una certa soddisfazione, perché lei è stata un po' la mia, diciamo, ispiratrice per quanto riguarda tutte le politiche open source nella PA, open data e quant'altro. Io ho iniziato questo mestiere intervistando lei, quindi mi fa particolarmente piacere aprire questo interessante dibattito con lei. È un dibattito appunto molto, molto importante, un dibattito cruciale, soprattutto nel post-pandemia, cioè ridisegnare le città, come ridisegnare queste città, perché sicuramente l'emergenza sanitaria, la pandemia da coronavirus con il conseguente lockdown ci hanno permesso di sperimentare, di testare un nuovo modo di vivere la città e un modello di città auspicabile in qualche modo, con meno traffico, meno inquinamento, con più solidarietà tra le persone, con misure a favore dei cittadini più deboli. Alla luce di questo esperimento, oggi ci facciamo una domanda. Possiamo farci una domanda, che è: a che cosa serve oggi una città ad attrarre investimenti, a creare ricchezza e occupazione, ad alimentare e aumentare il benessere dei cittadini, a contribuire ad elaborare politiche sostenibili per rendere tutti noi più resilienti? Ovviamente un tema non esclude l'altro. Una città è tutto questo, è in grado di abilitare tutto questo. Vero è che la pandemia ci ha messo di fronte a quello che noi potremmo essere, evidenziando allo stesso tempo quelli che sono i limiti dell'economia urbana moderna, che soprattutto nei centri più grandi è caratterizzata da lavoro precario, PMI molto spesso fagocitate da multinazionali, processi di gentrificazione con conseguente aumento del divario non solo culturale tra centro e periferia. In questo contesto così delineato, che ruolo possono svolgere le tecnologie? Se finora oggi le tecnologie sono state in molti casi degli straordinari abilitatori di servizi innovativi per i cittadini e le imprese e anche degli strumenti per far evolvere l'organizzazione interna delle pubbliche amministrazioni, oggi con le tecnologie si può fare un salto in più. E qui sta tutta la sfida politica e amministrativa, che è quella di trasformare la città in una grande piattaforma aperta, in una smart city, appunto, dove testare delle nuove forme di cittadinanza e, perché no, anche nuovi modelli di economia urbana. E perché una smart city sia realmente smart necessita di due pilastri. E questo lo dico a monito alla politica in qualche modo. Questi due pilastri sono la governance collaborativa e le politiche data-driven. Una città dove il principio ispiratore è la governance collaborativa, la pubblica amministrazione non è organizzata in senso verticale, ma in senso orizzontale, e dunque aperta ai contributi della società in tutte le sue articolazioni. Ne è un esempio, ad esempio, il comune di Milano. L'assessore all'attività produttiva Cristina Tajani ha messo in campo iniziative di governance collaborativa, ad esempio per dare nuova vita alle periferie e anche alle piccole botteghe artigiane che si sono mano a mano appunto trasferite dal centro fino alla periferia, andando in qualche modo a ridurre quel gap tra centro e periferia di cui abbiamo parlato prima. Governance collaborativa, dunque, primo pilastro. Secondo pilastro, non in ordine di importanza ovviamente, sono le politiche data-driven, perché le città sono delle straordinarie miniere di informazioni che possono essere usate per elaborare politiche sostenibili e per rispondere in maniera più efficace ai bisogni di cittadini e imprese. E vorrei iniziare il dibattito con Flavia proprio dai dati. Nel libro di Francesca Bria e Evgeny Morozov, Ripensare la Smart City,
Si evidenzia la necessità che le città si riappropriino dei dati delle persone, della mobilità e dell'ambiente, tanto per citare alcune cose, considerandoli bene comune e mettendoli a disposizione in delle piattaforme che possono avere un duplice scopo, come marketplace per alimentare nuovi modelli di economia urbana, ma allo stesso tempo come piattaforme di partecipazione, ad esempio per alimentare agevolare meccanismi di partecipazione attiva. Per cui Flavia, chiedo a te, rispetto a questo, quanto sono importanti i dati e quanto sono importanti gli open data per la città del futuro? Grazie Federica, questo è proprio una passione di sempre, quella dei dati. E ahimè, in questi 3 mesi di lockdown, 2 cose grandissime sono apparse. Una, quanto sono importanti i dati. Che cosa facciamo tutte le sante sere alle 6 da 3 mesi a sta parte? Vogliamo capire che cosa è successo, dove è successo, perché, in quali regioni si è aumentato, si è calato, come è calato. Ognuno di noi ha fatto i suoi propri grafici, quelli che lo sapevano fare. Perché il data driven sicuramente serve, no, alla politica, ma serve anche a me, cittadina qualunque. Io vorrei tanto, per esempio, l'ho anche scritto su qualche social, avrei voluto che i dati non solo fossero regionali e qualche volta provinciali, ma io voglio sapere se nel comune A e nel comune B, perché io magari adesso posso andare da A a B perché sono nella stessa regione, ma mi conviene, devo stare più attenta, meno attenta, poi comunque i dati vanno dati per definizione ed è un'opportunità, come giustamente dicevi tu, perché sono beni comuni, perché sono strumenti anche questi proprio di partecipazione. Ma l'altra cosa che dolorosamente ho visto, ora non farò nomi perché non è carino, ma ho visto con grande dolore nella espressione dei dati che spesso, no, si sentono, si leggono sui giornali, sui social, alla televisione, spessissimo erano sbagliati perché la più comica che ho twittato di recente è ce ne sono state varie, ahimè, che 4 per 4 metri quadri sono 4 metri quadri. Da quando 4 per 4 fa 4 non si sa, ma ecco. Immagino che sia distrazione, ma a chi capisce davvero che cosa sono i dati non sarebbe mai venuto in mente di dire una cosa di quel genere. Abbiamo visto anche questa, altra cosa terribile, la distanza sociale, no? 1,82 m. 1,82 m, tu vai in giro col metro e magari anche col centimetro. Da cosa viene? Viene dal fatto che sono esattamente 2 yard, esattamente 6 piedi. Un articolo scientifico, probabilmente americano o inglese, americano probabilmente, che lavora ancora in yard e piedi, ha dato il dato e gli italiani, poco consapevoli, e questa è l'altra cosa importante, i dati servono, bisogna sapere dove trovarli, saperli leggere, saperli interpretare. E questo forse, parlando alla politica, gli aiutiamo a fare un po' di formazione, perché non gli farebbe male imparare a leggerli. Quando ero a Roma, appunto assessora, una persona mi ha detto: i dipendenti di Roma Capitale sono troppi. Interessante. In base a quale criterio mi stai dicendo che sono troppi? Risposta: perché sono quasi 24.000. E quindi? E quindi ne bastano la metà. In base a quale criterio stai dicendo che ne bastano la metà? Allora gli ho dato un dato io. A Milano ci sono 24 vigili ogni 10.000 abitanti. A Roma ci sono 21 vigili ogni 10.000 abitanti. Uno potrebbe dire: non sono certo quei 3 che cambiano la vita, no? Più o meno siamo lì, una ventina circa ogni 10.000 abitanti. Salvo che Milano è grande così e Roma è 8 volte più grande. Allora, il vigile che è qui non può contemporaneamente presidiare il territorio 8 km più in là. Quindi, per essere bravi come a Milano, dovrebbero averci 8 volte più vigili. Ha capito e qualche volta dopo ha detto: bisogna fare come la Marzano, abbiamo bisogno dei dati, come non male. Quindi Federica, su questo sfondi davvero una porta aperta. I dati e hanno generato anche tanta attenzione, forse qualche consapevolezza in più sull'importanza. Per esempio ora tu mi dicevi, in ottica di governance collaborativa, si potrebbe fare un bilancio partecipativo, il bilancio sono i dati, e fare bilancio partecipativo dicendo come volete che spendiamo per uscire da questa emergenza, da questi mesi così, così pesanti e faticosi. Sicuramente è una grande opportunità.
una grande opportunità, tra l'altro questo incontro si chiama Città di Domani, mi piacerebbe dire di oggi, perché gli strumenti ce li abbiamo tutti. Mancano un po' di competenze, manca un po' di semplificazione, si può fare però, perché in 3 minuti da quando è saltato fuori il lockdown ho cominciato a fare didattica online nelle scuole con tutte le complicazioni, ne parleremo un'altra volta se servirà, ma si è fatta. Le giunte online, io ci avevo ahimè provato, ma dalla politica mi aveva detto sì. Il problema sono state le strutture che mi hanno inventato storie incredibili per cui non si potesse fare, che sono di burocrazia, di normative obsolete. I comuni sono nati in epoca medievale, qualche cosina nel frattempo è cambiato anche in Italia, non soltanto, no? A proposito di dati, è uscito in questi giorni il rapporto DESI, che è quello su... L'Italia è ancora scesa, già era in fondo, è scesa ancora. Forse dobbiamo davvero lavorare adesso perché non succeda più, adesso. Tra l'altro Attilio dice i dati sono la base, l'interpretazione dei dati è l'altezza, sono base per altezza, ci dà spazio dove mettere stabilmente i piedi. Ecco, esattamente, sono d'accordo. E grazie Flavia. In realtà hai toccato insomma alcuni temi abbastanza delicati, nel senso questa nostra diciamo nuova confidenza che abbiamo per forza di cose dovuto prendere con i dati, insomma tutte le sere alle 6 da 2 mesi a questa parte cercando di interpretare i dati dei contagi, posti occupati in terapia intensiva e quant'altro. Probabilmente questa è una dei limiti con cui la pandemia ci costringe in qualche modo a fare i conti, e non lo dico solo da cittadina, lo dico anche da giornalista, perché anche noi abbiamo molto bisogno di essere formati, ad esempio sul cosiddetto data mining, che per noi giornalisti è una cosa importantissima. Se noi riuscissimo veramente ad utilizzare i dati così come è necessario, sicuramente anche il nostro lavoro ne trarrebbe giovamento. E poi un'altra cosa molto importante che si riallaccia al secondo tema che volevo affrontare con te, che è quello della burocrazia difensiva, no? Che è quindi cioè non è tanto la politica quanto la burocrazia, che non è più corpo intermedio che facilita il dialogo tra cittadino e istituzione, ma diventa diciamo una massa elefantiaca che questa comunicazione la rende ancora più difficile. Alla luce di questo problema, che comunque in Italia c'è, Carlo Moghi Sismondi sono anni che parla di burocrazia difensiva, ad esempio, rispetto a questo, le norme che ci sono oggi, penso ad esempio al CAD, a tutti i decreti di semplificazione che nel tempo si sono succeduti, sono sufficienti? Sono un ulteriore ostacolo? Possono essere migliorati e semmai come? Sicuramente si possono migliorare, non ci sono dubbi. Il discorso, l'esempio della giunta che facevo prima è esattamente questo, cioè ci sono delle regole del gioco nella municipalità che se fossero semplificate, adattate alla realtà, si potrebbero più facilmente, appunto, una giunta online è stata fatta subito in tutta Italia, tutti gli 8.000 comuni se non sbaglio, ma insomma molti la sono riusciti a fare immediatamente, questione di giorni, cioè trovare una piattaforma, trovare chi gliela manuteneva, se già non ce l'avevano una, si può fare. Bisogna scardinarla, io credo la semplificazione non è solo normativa, ma è giustamente, come dicevi tu, anche amministrativa. La stessa cosa sulla partecipazione, no? La partecipazione, perché si può fare? Perché nel frattempo un po' di regolamenti sono stati fatti. Non c'era la trasparenza fino a 50 anni fa. Adesso c'è, i cittadini possono chiedere alcune informazioni perché si è semplificata. Il FOIA, il Freedom of Information Act, altro strumento che è arrivato dopo. Però purtroppo, leggendo i dati DESI che citavo prima, io ho visto che in realtà è vero che siamo in fondo, in fondissimo, ma i servizi, la pubblica amministrazione e ci sono. I cittadini italiani non li usano. Non so se è per pigrizia un po', abbiamo sempre fatto così, ai noi. Un po' di incompetenza, sicuramente c'è il divario digitale che potrebbe essere utile. Non lo so, ma forse la forzatura, in questi casi credo che a volte funzioni, dire questo servizio si fa solo online. Passare dal digital first al digital only, solo online. Non sei capace,
troviamo degli strumenti per aiutarti a imparare, ma o imparare a farlo. Non hai internet, ti supportiamo perché tu possa acquisirlo, comprarlo o avere gratis perché ti spetta, perché appunto molti bambini a scuola non sono, hanno potuto seguire le classi negli ultimi 3 mesi, qualcuno perché non era capace, qualcuno perché non aveva un computer, qualcuno perché non aveva internet. Quindi su questo bisogna intervenire a livello politico, sociale, assolutamente. Però i servizi ci sono, tu giustamente citavi la normativa, il CAD, ma c'è SPID, c'è la carta d'identità elettronica che adesso vengono agganciate, c'è l'app IO. L'app IO sta lavorando per far sì che diventi, sia un'unica app, cui Roma tra l'altro si è già adeguata, perché si è adeguata quando c'ero ancora io, quindi immagino che abbia continuato. I servizi online si fanno con un'unica interfaccia, e questo non solo è meglio perché poi è più uniforme, eccetera, ma io mi trasferisco da Roma a Milano, sono già capace, perché purtroppo invece ogni singola amministrazione fino ad oggi l'interfaccia anche solo di accesso al portale l'ha fatta diversa. C'è una sola app, l'app dei servizi della pubblica amministrazione, su questi posso lavorare. Poi, ecco, ripeto, magari finanziamenti, ecco, per esempio, per i computer. Parlavi di open source all'inizio, poi tu interrompimi se vado troppo lunga. Parlavi di open source all'inizio. Adesso, pezzi del recovery fund, secondo me, si potrebbero utilizzare così. Dire, cittadini che se lo possono permettere, ti do una chance, ti faccio fare uno sconto da chi ti vende il computer nuovo. Quindi tu, Federica, te lo puoi permettere, ti compri il computer nuovo, ti faccio fare il 10% di sconto. Quindi tu sei incentivata a comprarti il computer nuovo. Io non me lo posso permettere, il tuo computer vecchio viene dato a chi lo ricondiziona con software libero, quindi con software meno, intanto non costoso, ma soprattutto anche che richiede meno memoria, meno disco, più leggero, e lo diamo a tutti i bambini, a tutte le persone che non hanno potuto permetterselo in questi mesi. Non ci vorrebbe niente, non ci vorrebbe davvero, in termini economici non sono miliardi una cosa di questo genere, e si può fare facilmente. Rispetto a questo che tu dicevi, che è una, diciamo, un tema molto importante che è emerso in questi 2 mesi in cui i ragazzi hanno sperimentato la didattica a distanza. Io vivo in un quartiere di Roma Est molto complesso, della periferia di Roma Est molto complesso. Qui quasi il 60% dei ragazzi non aveva un computer in casa, quindi la didattica a distanza non è stata in alcun modo inclusiva. Probabilmente questi ragazzi l'anno non lo perderanno dal punto di vista ufficiale, ma sicuramente dal punto di vista della formazione sì. Rispetto a quello che dicevo anche prima io dei processi di gentrificazione nella città che stanno allargando il divario tra centro e periferia, certo. Il divario che si sta evidenziando è un divario anche di tipo culturale, e dunque una smart city che non sia inclusiva da quel punto di vista lì non si può definire smart city. Tu, quando sei stata assessora alla Roma Semplice, hai inventato, tra virgolette, questi spazi di formazione, se così vogliamo dire, anche di condivisione di idee e di strumenti tecnologici, che sono i punti Roma Semplice. Possono Roma sì. Facile, scusami. Sì. Parlaci di questo, perché sì, è un tema. Allora, no? Guarda, ti svelo un segreto: non li abbiamo inventati noi, noi li abbiamo adattati alla realtà romana, alla realtà della città. Ma li abbiamo copiati e abbiamo scritto nella delibera da chi li abbiamo copiati, perché si possono copiare le cose ma va citata la fonte, ed è così che abbiamo fatto. Una era la regione Emilia-Romagna e l'altra la regione Toscana. La regione Emilia-Romagna con quelli che avevano chiamato i punti, non in internet, qualcosa, no, non me lo ricordo più. E la Toscana i punti di accesso assistito, che erano però a livello regionale, per cose più tra amministrazione e amministrazione. Noi l'abbiamo traslata tra amministrazione e cittadino. Ed è una cosa che l'EPIDA di recente ha fatto, l'EPIDA è la società in house della regione Emilia-Romagna, ha fatto un programma TV, e quindi la TV ormai anche il nonno supernonno la sa guardare, insegna agli anziani il PC e la comunicazione online.
una sorta di non è mai troppo tardi, ve lo ricordate, quelli un po' meno giovani, digitale, in cui, ma perché non farlo? Ora, i punti Roma Facile ci sono e funzionano, per chi non lo sa, in maniera molto semplice. Devo scrivere il mio figlio a scuola. Il figlio a scuola si scrive solo ed esclusivamente online. Questo è stato uno dei, no, del must, del only, digital only, già da prima che arrivassimo noi. E non sono capace. Ok, telefono, e qui ormai il telefono è diventato alla portata di tutti. Prendo appuntamento nella zona che mi conviene di più, perché ce ne sono tanti, sono almeno uno, più spesso quasi due in ogni municipio. Comunque, quel giorno io sono al settimo municipio, vado al settimo, se sono al dodicesimo, vado al dodicesimo, perché passo da lì e mi è più comodo, prendo un appuntamento e trovo Federica che mi dedica mezz'ora del suo tempo, in cui non solo esco, che ovviamente ho iscritto mio figlio a scuola, ma mi insegni, come giustamente dicevi tu, una sorta di mentorship, no? Di formazione, in cui magari la prima no, la seconda no, ma la terza, la quarta volta sarò capace di farlo da sola. Tra l'altro pensate agli stranieri che vivono in Italia e con diritto di viverci, e quindi che mandano i figli a scuola e non sono capaci perché già fanno fatica, il burocratese è un problemaccio anche per noi italiani. Il burocratese per uno straniero, che magari l'italiano lo controlla anche così così, magari fa fatica anche proprio a capire che cosa gli stiamo chiedendo, compila quel modulo così, ma cosa vuol dire? Allora, aiutarli, telefono al punto Roma Facile, trovo un umano che mi dedica mezz'ora del suo tempo e mi supporta. Quindi queste sono cose preziose. Poi secondo me dobbiamo formare i docenti, dalle maestre in su al digitale, cioè formare i formatori, perché ora il tempo è passato perché mio figlio nel frattempo ha 35 anni, ma quando era in prima elementare la sua maestra mi ha detto, candida come un angioletto, io di matematica non capisco niente. E a me mi è preso il panico. Quindi dico, scusami, tu c'hai 20 persone nella tua classe, 20 futuri geni, c'hai chissà magari un paio di Einstein là dentro, e tu non li togli all'umanità perché tu non capisci niente di matematica. Ecco, formiamo maestre, professori, fino in cima, fino all'università compresa, perché l'utilizzo del digitale c'è, per fortuna, ma abbiamo visto dal rapporto DESI che dicevo che invece insomma un po' di strumenti si possono ancora imparare. Io ho inventato un modo di dire che è fermati e formati, perché si può fare. La formazione sul digitale credo che sia essenziale. Sì, assolutamente d'accordo, non ho nulla, ovviamente nulla da eccepire rispetto a questo. Credo che ci voglia anche un po' di formazione, almeno da quello che io ho potuto vedere, anche dei genitori. Ah, certo, e insomma, comunque si sono trovati in questi due mesi in estrema difficoltà, perché poi c'è questa, diciamo, questa stranezza per cui con il telefonino io posso fare tutto, quindi posso comprare un volo aereo, posso prenotare una vacanza, poi quando mi trovo davanti a un'interfaccia di pubblica amministrazione vengo preso dal panico, quindi certo, probabilmente bisogna intervenire anche su quel fronte. E didattica a distanza è stata, diciamo, in qualche modo la grande, diciamo, rivoluzione di questi due mesi. L'altra grande rivoluzione è stato lo smart working. In realtà in questo, per quanto riguarda questo tema, sono anni che si dice che la smart city è la città che fa grande ricorso allo smart working, perché si abbattono i tempi di spostamento, si abbatte il tasso di inquinamento, si abbatte il traffico, è più semplice conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro. E questo penso che sia abbastanza pacifico. In questi mesi di lockdown però mi sono trovata un po' a riflettere sull'impatto dello smart working in una città ad esempio come Roma, che è una città sostanzialmente che vive di pubblica amministrazione. Per cui, chiusi gli uffici pubblici, tutto quell'indotto che gravitava intorno agli uffici pubblici, bar, i ristoranti, i negozi, si sono trovati in estrema difficoltà. Per cui, ok, smart city sì, smart working sì, per abilitare la smart city, ma forse bisogna intervenire anche sul modello di economia urbana. Sì, ci sono tante cose su cui bisogna intervenire. Intanto, a partire dal termine, cioè i dipendenti pubblici in questi tre mesi sono andati in telelavoro, cioè lavoro a distanza.
banale, bieco, telelavoro. Non era né smart né agile, era dolorosamente quello che ci si poteva permettere. Chi ci aveva il computer lo ha potuto fare, chi aveva la rete l'ha potuto fare, gli altri no. Il tutto senza neanche sufficiente sicurezza. La sicurezza sul posto di lavoro, che è garantita nel nostro paese, o la cyber security. Chi garantisce la mia amministrazione che io da casa sul mio computer abbia tutti gli strumenti per evitare attacchi? Chi mi garantisce a me, datore di lavoro, che tu lavori da casa ma non hai problemi di sicurezza perché magari la tua rete non è sicura, la presa, che ne so. Quindi, uno. Due, quello che dicevi tu, ma infatti secondo me non dobbiamo, non credo nemmeno che serva, fare on-off o lavoro agile, chiamiamolo così, o lavoro in ufficio. Si può fare anche un po' e un po'. A suo tempo, quando appunto ero ancora assessora, avevamo vinto un bando della presenza del Consiglio dei Ministri sul lavoro agile, in cui avevamo fatto la sperimentazione. Roma, se ci stanno sentendo persone non romane, forse non lo sanno, a parte il territorio che è grandissimo, come dicevo prima, ma c'ha 15 municipi. Ed essendo molto grande, può succedere che io, che vivo nel municipio X e lavoro nel municipio Y, ci metto un'ora e mezza per andare a lavorare. Un'ora e mezza la mattina, un'ora e mezza la sera, fanno tre. Non solo di tempo mio, quindi i tempi di vita che andrebbero migliorati, ma anche l'inquinamento e il traffico. Basterebbe un giorno, uno a settimana, uno, non tutti i santi giorni, che io sto a casa, ma calcolate che i dipendenti della pubblica amministrazione in Italia sono più di 3 milioni, 3 milioni e 2. Allora immaginiamoci anche che metà non possano, perché se sono allo sportello, sono allo sportello, non posso fare lavoro da casa, devo essere allo sportello. Cioè ci sono il vigile, è difficile che faccia telelavoro se deve andare in giro a presidiare il territorio, ma mettiamo anche solo un milione di persone, che un giorno a settimana, sono un milione di giorni a settimana, impressionante quante giornate si potrebbero risparmiare per il singolo dipendente che ci guadagna in qualità della vita, e risponde anche alla domanda tua che dicevi tu, nel senso che io 4 giorni a settimana ci vado a lavorare, quindi continuo a utilizzare i negozi di prossimità, ma in realtà anche loro secondo me dovranno adattarsi a questo nuovo mondo, per esempio con le consegne online. Io lavoro da casa, così come ho fatto finora, io in questi 3 mesi ho sempre fatto la spesa online. Prima, all'80% delle volte, me la facevo di persona. Quindi in questi 3 mesi io ho dato da lavorare alla persona che me l'ha portati a casa. In quello stesso modo, secondo me, si dovrà e si potrà cambiare. Nel momento in cui lavoriamo da casa in tanti, magari si può fare servizi di prossimità, di quartiere, in cui c'è appunto la persona che viene e mi porta il pranzo a casa, perché tanto lavoro, e forse si risolve anche un pochino quel discorso che diceva prima, perché tu, donna, bene, stai a casa, bene, lavori, bene, con un bambino un braccio di più, un bambino un braccio di là, magari il nonno nell'altra, muori, almeno il pranzo te lo portano a casa, quindi questo potrebbe in qualche modo risolvere al discorso che dicevi tu. E leggo Roberto che scrive: le consegne online però comportano un problema di tutele per i rider, dobbiamo lavorare anche su questo fronte. Assolutamente sì. Questo è l'altro grande tema che insomma la pandemia in qualche modo ha portato sotto i riflettori, e anche diciamo direi fortunatamente, perché si comincia a parlare anche un po' dei nuovi diritti. Lo smart working poi ovviamente porta anche dei nuovi diritti, a mio avviso in qualche modo potrebbe impattare negativamente su alcuni diritti acquisiti, quindi lì c'è tutto un discorso da aprire su una riforma del mercato del lavoro probabilmente, e anche immaginare uno statuto dei lavoratori più al passo con i tempi. Anche questo, esatto, una trappola. Il mondo è evoluto, per fortuna il mondo cambia, cresce, le tecnologie evolvono e noi dobbiamo adattare le regole del gioco alle nuove. D'altra parte, voglio dire, quando andavamo a cavallo avevamo bisogno che periodicamente qualcuno ci fornisse di biada, adesso abbiamo bisogno di qualcuno che ci fornisce di benzina. Ci siamo adattati, insomma, no? Esatto. E Flavia, hai fatto cenno alla conciliazione dei tempi di vita, tempi di lavoro, un altro tema
cruciale per la Smart City è appunto l'elaborazione di politiche per i tempi. Io, insomma, mi scuso per chi non è di Roma, sono un po' romanocentrica, però insomma sono nata e cresciuta qui e ricordo anni fa quando Mariella Gramaglia era assessora nella prima giunta Veltroni che creò appunto questa banca del tempo, che è un modo per mettere a profitto il tempo libero e aumentando anche la solidarietà tra i cittadini. Quindi rispetto a queste politiche dei tempi, tu che idea ti sei fatta? Guarda, in parte quel che dicevo prima, ed è essenziale che siano, però devono essere fatte da persone che lo sanno fare, appunto Mariella Gramaglia lo sapeva fare di sicuro. Ma hai fatto venire in mente, era tanto che non ci pensavo più, è stata lei che ha inventato lo 060606, che i cittadini romani usano ancora. Ed è prezioso perché è un numero facile da ricordare e per esempio con lo 060606 si prenota l'appuntamento per il punto Roma Facile anche. Ci vogliono persone così, che conoscano le necessità. Ora le banche del tempo esistono e anche su questo... In questi 3 mesi, essendo informatica di formazione, il mio tempo è andato a ruba, ho fatto la banca del tempo a tutti quelli che non erano in grado di usare le tecnologie, che ho ricevuto telefonate, messaggi, aiuto, come devo fare. Si può fare, si può condividere, sono nati anche dei bellissimi gruppi online, un gruppo si chiama SOS Digitale, in cui sono persone che mettono a loro disposizione il loro tempo per il digitale, ed è nato proprio in questo periodo. Secondo me, davvero questa difficile, dolorosissima situazione che abbiamo vissuto ha tirato fuori il peggio di alcuni, ma anche il meglio di molte persone. Secondo me è una bellissima opportunità per farla andare avanti, non perderla. Credo che si possa fare, perché le persone ci sono, tante, belle, e quindi credo che si possa davvero continuare a condividere per quello che uno sa e per quello che uno può. Non mi chiedere di farti da docente di giapponese, perché da giapponese non lo so, ma se ti serve un supporto per le tecnologie ci posso volentieri provare. Poi, questo è. E a proposito, in questi mesi Stati Generali dell'Innovazione ha generato un ebook esattamente in questa direzione. Un ebook fatto sui servizi, così sei contenta perché è romacentrico, sui servizi di online di Roma Capitale. I servizi online a Roma ci sono, molti. Come tutti i servizi online, dicevamo anche prima, c'è il divario digitale, non tutti sono capaci. E quindi abbiamo fatto, con il supporto di tante persone che hanno collaborato, un manualetto per rendere più semplice. Quindi è scaricabile dal sito di Stati Generali dell'Innovazione. statigenerali.innovazione.it lo trovate, ci sono una serie di servizi che si possono studiare, leggere e imparare a utilizzare. Anche questo è banca del tempo, secondo me. Sicuramente sì, fa risparmiare molto tempo, questo è vero. E rispetto a questi, diciamo, mesi così straordinari, no? In qualche modo, quello che è emerso, che ho rilevato anche con estremo dispiacere, è la solitudine nelle grandi città, soprattutto per quanto riguarda le persone anziane. Per cui, quando con Flavia ci siamo sentite per fare un po' il punto su questo webinar, cercando di capire che cosa volevamo dire, che cosa volevamo in qualche modo far emergere, ci siamo trovate, diciamo, molto d'accordo sulla necessità di rilanciare, non lo dico perché in realtà le esperienze in Italia non sono moltissime, però di lanciare anche politiche abitative nuove anche in un'ottica di co-housing per evitare una solitudine che è andata ad aggravare una situazione sanitaria già di per sé molto complessa. Quindi rispetto a questo, tu che idea hai? Cioè, io sono tanti anni, come te lo immagini? Tanti anni che cerco di trovare una soluzione per me, anche perché non sono una ragazzina, come si vede, ma non lo puoi fare a 80 anni di essere sbattuto, anzi da casa tua ti portano là, che è un bellissimo centro di co-housing. Sì, meglio che niente, per carità, meglio che star solo, meglio che rischiare di morire perché non hai aiuto, quello che è, ma bisogna pensarci prima. Il co-housing deve essere anche condiviso, nel senso che se io vivo a casa mia, tu a casa tua, ma siamo nello stesso palazzo, a piano terra, abbiamo uno spazio condiviso
in cui quando tu cucini la torta mi inviti, quando io faccio qualunque cosa sia, si può fare. Potrebbero semplificare, essere meno RSA, che abbiamo visto che sono comunque situazioni complesse anche da gestire, magari anche con la sanità decentrata. Ora, a parte i casi gravi e seri, no? Nel senso, si può fare, anziché essere molti, a parte che gli ospedali non sono in tutte le città italiane, quindi già comunque se vivo in una città dove non esiste l'ospedale devo comunque spostarmi. Alcuni servizi di base si potrebbero fare in sanità decentrata e alcuni addirittura in co-housing, non solo per anziani, ma mettiamo che sia per anziani, ma c'è l'infermiere del palazzo, del quartiere, perché poi anche lì potrebbero essere anche servizi di prossimità, come quelli che dicevamo prima del pranzo, possono essere anche l'infermiere di prossimità che abita nel mio quartiere e sa che io tutte le sere alle 9 devo prendere quella medicina, mi manda un messaggetto su WhatsApp e mi dice l'hai fatto, non sono capace di usare WhatsApp. Ok, passa. Però è una per il quartiere. Quindi si possono fare tantissime cose, le tecnologie sono uno strumento che lo possono favorire, ma anche senza se ne possono fare tante di cose belle davvero. Beh, insomma, sì, poi sulle politiche abitative, le politiche per la casa, in realtà poi si gioca anche la capacità di una città di essere resiliente per quello che mi riguarda e la capacità di una città di essere resiliente e soprattutto inclusiva è una città che immagina anche delle politiche per le donne, ma non una politica per le donne perché siamo come i panda da conservare, No, no? no. Discutevamo appunto prima del Family Act che è stato di recente, qualche giorno fa, licenziato dal Consiglio dei Ministri, assolutamente condivisibile su moltissimi punti, però c'è un punto che in qualche modo mi ha fatto riflettere, un punto in cui si dice agevolare forme di smart working per promuovere l'occupazione femminile. Per cui io da donna in mente mi viene, ok, allora ti faccio lavorare, però ti faccio lavorare da casa. Non è promuovere lo smart working per Insomma. immaginare nuovi modi di lavorare per tutti, no? Per le donne. Quindi lì poi anche sullo smart working c'è un po' da dire. Parte questa piccola parentesi, una città come può venire incontro alle donne? Tu hai avuto Allora, anche la delega, intanto le varie prima opportunità. lasciami parlare di questo posto occupato che c'ho dietro la schiena. Il posto occupato è una campagna mondiale, in realtà si trova anche in tanti altri paesi, in tante altre lingue. È un posto che normalmente nei convegni avevamo deciso di farlo anche a Roma, ma moltissimi, moltissimi enti, ma anche imprese, decidono di tenere un posto occupato durante un convegno, che è un posto che avrebbe potuto occupare una donna che purtroppo non occupa più perché è stata vittima di femminicidio. E questo è un segnale che volevo dare, si può continuare a parlare di posto occupato, quindi delle problematiche del femminicidio che abbiamo visto in questi mesi di lockdown sono state durissime perché laddove ci sono problemi di violenza in famiglia, stando chiusi in casa per 3 mesi, questo sicuramente ha complicato la cosa. Poi rispetto a quello che dicevi tu, sicuramente voglio dire. Lo smart working deve essere smart, non può essere segregatorio, se no non è smart, mettiamola così. Ma in questi mesi mi sarei aspettata anche più interventi e invece ho visto un pochino di retrocessione. Le task force che abbiamo visto, importantissime, hanno generato un sacco di materiale anche molto interessante. Mi sarei aspettata più donne all'interno delle task force, perché le donne esistono, attenzione, non perché per le quote in sé, a parte che le quote, per chi non lo sapesse, non sono rosa, sono di genere, perché sennò sarebbero anticostituzionali. Le quote servono, se non altro, per far pensare alle persone, sto facendo un convegno, ci sono 20 relatori e basta? Di cosa sto parlando? È una materia che le donne non sanno oppure sto sbagliando qualcosa? Nella task force mancavano tante, nelle task force, mancavano tante donne. Le donne poi vengono messe a volte a presidenti ma la carica, che è una sorta di carica onoraria, ma la carica operativa, che è l'amministratore delegato, che invece è esecutiva e operativa, viene data a un uomo. Ecco, si può e si deve lavorare anche in questa direzione. Liberare il lavoro femminile sulle tematiche di cura,
al PIL italiano manca una componente femminile sul lavoro, quindi secondo me bisognerebbe trovare il modo di rendere più facile per le donne fare lavori che incidono sull'economia misurabile e, se mi permetti, anche fare un po' di formazione in più alle donne perché scelgano materie scientifiche all'università. Le famose STEM, no? Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, ci sono troppo poche donne. Anche questo nel rapporto DESI si è visto con molta chiarezza. Si va a guardare gli uomini in ICT e le donne in ICT, c'è un grande gap. Perché nessuno mi convincerà mai che le donne sono meno brave nelle materie scientifiche, non ce la fate a convincermi, non ci credo. Io ho fatto informatica nel 73, qualche secolo fa, ed eravamo 50-50 più o meno in quegli anni. Adesso andate a vedere ingegneria e informatica, sono molto meno, 10-20%. Perché? Perché c'è una regressione culturale e quindi dobbiamo lavorarci ancora tanto. Questo è il lavoro di cui sopra, su tutto, sul sociale, che non può mancare. Ci dobbiamo ancora lavorare veramente tantissimo. No, ma quello che dici è molto interessante rispetto a quello che dicevi, valorizzare il lavoro femminile, no? E in qualche modo promuoverlo. Qualche anno fa, nel primo governo Tsipras, la vice ministra del lavoro, che era l'unica donna nel governo Tsipras, che è un economista che ora è tornata ad insegnare all'Università di Washington, che è Rania Antonopoulos, intervistata disse: io ho un piano per la Grecia. E il piano per uscire dalla crisi greca era investire sulle infrastrutture sociali per liberare il lavoro femminile. Però attenzione, l'innovazione era non relegare, tra virgolette, le donne nel lavoro di cura propriamente detto, no? Quindi le badanti, le infermiere, le maestre, no. Ma preparare un cospicuo numero di donne e imbarcare un cospicuo numero di donne laureate in discipline STEM che lavorassero a livello manageriale in quel tipo di investimento là. Ed è questa la grande sfida, perché quando si dice investiamo nel lavoro di cura, non si dice investiamo nelle infermiere, con tutto il rispetto per quel lavoro là, si dice mettiamo le donne in processi che loro conoscono molto bene, ma mettiamole al top di di questo investimento. Ma in questi giorni che ho visto, devo dire, poi sono molto cattiva e non perdono, e lo scrivo su tutti i social quando lo vedo, ho fatto un gruppo su LinkedIn che si chiama Boycott Manels, dove i Manels sono i panel solo di men, quindi solo di genere maschile. E veramente tantissime volte si parla del futuro del paese dopo il coronavirus. Ah, solo maschietti. Senza donne il futuro non c'è. Non fosse altro perché qualcuno vi deve mettere al mondo, e non c'è. Non ce la possiamo fare senza. Oltre al fatto che, questa non lo dico io, se vogliamo anche solo banalmente Darwin, scusate, che diceva, si parlava di ecosistemi. L'ecosistema muore se i geni sono tutti uguali. Non so se lo sapete, ma le banane e i ghepardi, che hanno il DNA identico, non si differenziano, sono destinati a estinguersi prima, perché se arriva un virus che attacca il ghepardo, non sono capaci di differenziarsi e di trovare loro la soluzione. Quindi la diversità genera nell'ecosistema è essenziale. D'altra parte, se io parlassi solo con te, siamo tanto belle d'accordo tutti i giorni, andrei a letto più serena la sera anziché litigare con chi non è d'accordo, ma non imparo niente. Discuto con te su cose in cui tu non sei d'accordo, qualcosa imparo io, qualcosa impari tu. Ma come si fa a non capire che la diversità è un valore, anche soltanto in termini di culturali e sviluppo? Su questo c'è ancora da lavorare. C'è da lavorare molto. Sì. C'è da lavorare molto. E Flavia, noi avevamo fatto più o meno una lista, una wish list che avremmo, insomma, poi presentato questa sera. E una cosa, insomma, che avevamo segnato era in realtà la moneta elettronica. Cioè, anche questa pandemia ci ha messo... ha messo noi italiani che, insomma, abbiamo un rapporto, diciamo, molto stretto con il contante, non so come dire, comunque sì, ci ha messo di fronte alla necessità di usare moneta elettronica, pagamenti digitali certo. Quant'altro. Come si può mettere a valore quello che abbiamo imparato
evitando di rischiare di dimenticare tutto, perché poi noi siamo... Ma infatti anche lì, immaginiamo, che ne so, le pensioni per gli anziani, i pagamenti senza contante, un controllo delle transazioni illegali, è più facile, la semplificazione, una volta che ho imparato, è chiaro che è un po' come il digitale, no? Devo imparare a usarla, perché se in questi mesi ho voluto fare la spesa online, l'ho fatta pagando con la carta di credito. Quindi si può imparare, ovviamente la semplificazione prima, ma si fa anche controllo sull'evasione fiscale, ne vogliamo parlare, e questo non è roba da poco. Il riciclaggio, perché no? In positivo, vogliamo vederla in positivo, meno code alle banche, semplificazione, riduzione della criminalità per rapina, perché quando io alla sera chiudo il ristorante, se l'ho chiuso e non ho contanti perché ho ricevuto solo moneta elettronica, probabilmente ci sono... diventa più difficile, no? Veramente faccio fatica a trovare una buona ragione per il mantenimento del contante. Sono stata in Islanda 15 anni fa, in vacanza. Ecco, già allora io non ho visto la moneta islandese. Anche una cartolina, un solo caffè si comprava con carta di credito. Che significa che si può fare. E non è un problema economico, per cui non è che io non me la posso permettere, tu sì, allora sarebbe ingiusto, che ci sono anche le carte a scalare. Non è un problema tecnologico, perché ormai ci sono. In termini di sicurezza è meglio. Io credo che bisognerebbe, ancora una volta, visto che nel nostro paese senza punizioni le persone non fanno niente, no? Perché c'è un obbligo, ma non è sanzionato, non succede niente. Allora magari non sanzioniamolo, ma incentiviamolo. Allora, sanzione può essere cattiva? Ti incentivo, costa meno se fai la transazione con moneta elettronica e non in contante. Si può, io credo che si possa e si deve. Veramente faccio fatica mentalmente a capire che cos'è che può impedire la transizione definitiva. Grazie. Aspetta che ci sono, vedo tre messaggi. Vabbè, le differenze, ok? Giusto, di fare un webinar su Rider e Gig Economy, sono d'accordo, Gig Economy, perché no? E anche a Berlino c'è la creazione di molto contante, forse però non hanno la nostra evasione. È possibile, ma diciamo, personalmente, il contante, non vedo perché serva. A proposito di contante, posso dirti una cosa carina, un'idea che mi è venuta? Sul contante. La Fontana di Trevi, avete sentito che ovviamente adesso non ci sono più turisti da 3 mesi e i turisti buttavano la monetina, quelle monetine erano centinaia di migliaia di euro, andavano alla Caritas che usava per dare da mangiare e da dormire a persone non abbienti. Quei soldi non ci sono più. Allora, un'idea che io ho avuto per le tecnologie, che secondo me si può fare senza nemmeno troppo grande investimento, un videino, magari con realtà aumentata, con gli Oculus, per chi se lo può permettere, che vedono sia in Giappone che in Australia, differentemente a nord a sud del mondo, in cui si entra con il walking through, dentro si cammina nella piazza della Fontana di Trevi, quindi si ammira, perché è bellissima la piazza, la fontana, eccetera, e poi butto la monetina, clic, 1 euro. E quei soldi vengono dati, come succedeva prima, alla Caritas. Perché no? Le tecnologie possono aiutarci anche a fare una cosa di questo genere, che è solidale, tecnologica, perché no, e aiuta a fare il nostro dovere un pochino meglio. È un'idea molto, molto carina, molto efficiente. Secondo me, se ne parli con la Caritas, ti dicono di sì, che loro sono molto attenti certo. A queste cose. Sono anche abbastanza, cioè, sono molto in linea con l'innovazione tecnologica. Quindi certo. Proviamoci, perché potrebbe essere davvero fattibile. Poi, ecco, come hai detto, te ci vuole veramente poco. Sì, non è che dici, sai, costa 1 miliardo, ci vogliono 7 anni per farlo, non conviene, si può fare facilmente. Ma poi si potrebbero pensare anche a degli accordi con delle università, se mettono a disposizione degli sviluppatori, degli studenti, perché no? È una cosa, insomma, io non sono
cioè, sono un umanista, quindi non mi permetto di dire, ma non credo ma che si sia può fare, alla grande si può fare, si può fare. Ci si potrebbe provare, ci si dovrebbe lavorare su questo. E Roberto dice, sugli incentivi per la transizione ai pagamenti digitali è essenziale avere uniformità di accesso alle infrastrutture, altrimenti rischiamo di creare basi imponibili differenti su base. Certamente, e anche connettività e banda larga, certo, c'è il piano banda ultralarga, piano bullo, speriamo che arrivi in fondo perché anche quello è essenziale, sono d'accordo, certo. Ecco, magari una parte del recovery fund potrebbe essere utilizzata per accelerare anche il piano banda. Credo che lo stiano pensando, sì, credo che ci stiano lavorando anche su quello. Credo che sia abbastanza cruciale. Certo. Beh, insomma, diciamo questo dibattito, confronto tra me e Flavia in realtà finisce qui, però se il pubblico, tra virgolette, se possiamo usare questo termine analogico, ha qualcosa da chiedere, qualche curiosità, qualche domanda da fare, lo può fare in chat. Domenico Natale dice, sottolineo l'importanza di statistiche con dati di qualità per lo sviluppo urbano, ma anche rurale, assolutamente. I dati sono preziosi anche lì. I progetti del futuro di Flavia sono citati perché abbiamo in 48 ore, non tutti lo sanno, ma abbiamo definito un mese e mezzo fa, una serie di progetti con costi relativi proprio per far ripartire il futuro, lanciati sul recovery fund. Si possono fare, sicuramente sì, assolutamente. Rispetto a quello che diceva Domenico Natale dei dati di qualità per lo sviluppo rurale, in realtà è il passo successivo della Smart City, no? Dalla Smart City alla Smart Land, quindi usciamo dalla cinta muraria urbana e cerchiamo insomma anche di innovare i territori limitrofi, soprattutto nelle grandi città dove c'è una continuità geografica di mobilità molto... cioè senza confini in realtà. Sì. Chissà che non convenga prima o poi vivere di nuovo, anziché l'inurbazione come si sta prevedendo, si vedono dei dati incredibili che nei prossimi anni le campagne si svuotano e si riempiono le città. Chissà che con questa esperienza digitale da 3 mesi di forzatura non si riesca a fare un po' più di tele qualcosa e quindi a mantenere... di più la possibilità di restare in campagna, perché no? Perché riesco a lavorare lo stesso, perché riesco ad andare all'università lo stesso, abbiamo fatto esami, abbiamo fatto tesi, si sono potute fare tante cose, quindi perché no, sinceramente. Anche perché poi insomma la convinzione degli epidemiologi, una delle ipotesi degli epidemiologi, insomma poi non è una scienza esatta, però è che in realtà le grandi pandemie trovano terreno fertile nelle grandi città dove c'è certo, un sviluppo. Lo scriveva anche Domenico, infatti, scriveva esattamente questo, che le campagne, chi viveva in campagna non ha cambiato per niente la sua vita, anzi, forse l'ha migliorata perché non gli è toccato commutare per andare a lavorare, è rimasto dove era, bene, magari col giardino, magari col campo, magari con l'insalatina, perché no? Chissà che non ritorniamo un pochino di più a vivere in campagna. Beh, sì, insomma, se ne discute anche Boeri, sì. L'architetto Stefano Boeri, vero, torniamo nei borghi, però prima mi ci portate la banda larga e poi torniamo nei borghi. Questo mi sembra una condizione sine qua non. Assolutamente sì. Quindi sì. Insomma, mi sembra che ci siamo, non vedo altre sollecitazioni. Abbiamo ancora io faccio un sollecito, invece lo faccio io. In questi giorni appunto di utilizzo maggiore delle tecnologie, ma soprattutto del web, diciamo in generale, ho visto con forza quanto poco le tematiche di usabilità e accessibilità siano state considerate. Accessibilità per persone con disabilità, ma anche la banale usabilità, nel senso che lo strumento ti compila sto modulo, ok, per fare la spesa, ma devo essere laureata in informatica, vi prego. Alcune piattaforme sono più facili di altre. L'usabilità e l'accessibilità sono cose che andrebbero imparate presto a scuola ed è prezioso
Intanto perché la pubblica amministrazione non può e non deve escludere nessuno, quindi se il sito non è accessibile anche solo a una persona, io sto facendo male il mio mestiere se il sito di pubblica amministrazione. All'inizio, per esempio, l'app Immuni non era completamente accessibile, l'hanno dovuta riadattare. Capisco che l'ha fatta qualcuno che non se n'era mai occupato, ma lì la spinta doveva arrivare dalla pubblica amministrazione che dice non può che essere accessibile, perché nessuno escluso non è solo uno slogan, la pubblica amministrazione non può e non deve escludere chi che sia, quindi assolutamente sì. Ecco, qui dice imparate a scuola chi le insegna, dipende che cosa imparare a scuola, per questo dicevo prima formare i formatori, assolutamente sì, vanno formati anche i formatori, se i formatori imparano ce la possiamo fare. CV hacking anche, assolutamente sì, e qui si torna all'open source. Perché... altra cosa che non abbiamo detto, a proposito di far ripartire il paese, i software open source, che cosa fa? Permetterebbe alle aziende, se io amministrazione adotto soluzioni open source, io apro i miei finanziamenti, perché ho bisogno di comprare servizi, eccetera, ad aziende del mio territorio. Non compro un software in un altro paese, in un'altra nazione, in un altro continente, ma compro software che poi viene personalizzato, parametrizzato, mantenuto nel mio paese. Quindi sto dando di fatto finanziamenti alle aziende del mio territorio. Noi anche su questo dobbiamo insistere un pochino di più. Poi c'è Nicola che giustamente dice che bisogna fare corso ai professionisti di user experience design, non ho dubbi, assolutamente condivido, ho visto cose che voi umani, come si può dire? Io da cittadina fruitrice di servizi dico che è molto più semplice comprare un biglietto aereo dove do i miei dati della carta di credito piuttosto che accedere a un servizio digitale della pubblica amministrazione. Ad oggi purtroppo è ancora così, quindi il tema della user experience è cruciale. A mio avviso, e lo dico da cittadina. Facciamo uno studio, davvero, uno studio su che cosa si può fare per semplificare i servizi pubblici, no, nel senso i servizi pubblici online, come si può fare per renderli fruibili, se esistono, chiedo a Nicola, strumenti che ci supportino, no, per in corsi di user experience design, il linguaggio, ovviamente, linguaggio. Per carità, sul linguaggio si vedono cose, ma ve le racconterò un giorno, ma veramente la pubblica amministrazione, ripeto, faccio fatica io che sono italiana e un po' studiato a volte a capire cosa cavolo vogliono da me questi. Sì. Mi immagino uno straniero o uno con un po' meno cultura quanta fatica debba fare per poter compilare un povero modulo. Poi la semplificazione anche dei moduli, se vogliamo andare, perché se nello stesso modulo mi chiedi come mi chiamo, dove sono nata e quando, perché mi chiedi anche il codice fiscale? Allora, se mi chiedi il codice fiscale, perché mi chiedi anche dove sono? È lì, è un codice unico, fermo lì, buono buono. E su questo sono d'accordo, PPP, partnership pubblico-privata, assolutamente preziosa. Ed è forse un modo anche per sollecitare le imprese del territorio a lavorare meglio. Quindi sì. Poi ecco, invece Nicola dice che ci sono corsi. Stazione Italiana Architetti dell'informazione, fantastico, questa me la segno, grazie. Anche io non la conoscevo. Grazie Nicola. Ecco, ci potresti fare un bel corsetto tu Nicola, che dici? Prossimamente magari un altro webinar anche su questo tema, perché no? Sulla usabilità e il co-design, perché... La coprogettazione del problema è anche questo è essenziale, poi magari anche la voglia da parte di chi progetta di stare a sentire cosa dicono le persone, l'ascolto. Ma lì è la governance collaborativa di cui parlavamo prima, che è passata sull'Ehring, che è quello che si fa nei paesi anglosassoni, e quindi tutto questo poi dovrebbe venire da sé. Quindi ascoltare i cittadini. C'è un esempio divertentissimo. Anni fa, davanti alla stazione di Pisa, c'erano due aiuole e una era totalmente sempre calpestata perché era sulla geodetica tra le strisce e l'ingresso in stazione. E quindi tu che ci avevi fretta perché perdevi il treno, non gentilmente perché non si calpestano le aiuole, però pur di non perdere il treno attraversare. Quindi c'era proprio il solco sull'erba, non c'era più erba ed era proprio bello calpestato.
Che cosa ha fatto la pubblica amministrazione? Ci ha messo delle panchine inchiodate in maniera che tu non potessi più calpestare l'erba, ma dovevi fare la strada più lunga. Ma se i cittadini ti stanno dicendo che lì ci vogliono una strada e fagliela la stradina, no? Una pedonale. Eh sì, ci vuole poco. Sono gli architetti e non solo, guarda, veramente. Ai noi c'è di tutto. Questo sì. Quindi bene, dai, ci riaggiorniamo anche su, sì, ora i webinar sono stati tantissimi e troppissimi, quindi ora li riveliamo perché sono anche le 8 di sera, li lasciamo andare a cena, direi. Io siamo vi ringrazio. Qua. Ci trovano, online perché c'è la pagina Facebook di Utopian, la pagina Facebook di ci sono gli spazi per riferirci. Ci siamo. I siti, siamo qua, siamo a disposizione. Bene. Grazie mille, a tutti, Federica. Grazie Flavia, grazie Utopian e grazie a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci. Grazie davvero. A presto. Un abbraccio. Un abbraccio a voi.